Siamo a bordo del trattore del signor Giuseppe e stiamo liberando le strade di Caccamo rimaste bloccate da più di 24 ore. Questo ponte è otturato da circa un mese e mezzo, nessuno ne prende conto. Ricordo che è formato uno stagno con il rischio del crollo di questo ponte. Se crolla questa strada praticamente l'economia di Caccamo si ferma, perché qua è il granaio di Caccamo, un vasto territorio per l'uliveti e quindi i nostri agricoltori soffriranno parecchio se questa strada, se questo ponte va giù, noi qua siamo tutti fritti in padella. Da quanto tempo è che non c'è manutenzione in questo? In queste strade, almeno da quando sono passate dalla ex provincia ad area metropolitana, manutenzione non ce n'è più. In anni, quanti anni? E allora, l'ultimo intervento che hanno fatto dei lavori su questa strada è stato circa 5 anni fa, quasi 5 anni fa. Da lì c'è il buio più totale. È una strada che è percorsa da tantissimi agricoltori che hanno difficoltà ad arrivare nelle proprie aziende per spirito di amicizia, per volontà, per quello che posso riuscirò a pulire un pochettino di strada qua nel circondario. Nessuno, non c'è più un riferimento dove poter dialogare, poter strillare e farsi sentire e farsi dare una mano.